Coach, mi dirai che vale soltanto 2 punti come tutte le altre, ma questa sfida cosa significa anche per il vissuto settimanale? Significa che abbiamo ritrovato un po' i nostri punti di forza che forse avevamo mantenuto in parte, cioè avevamo un pochino pensato a mille altri problemi, dalla spada di Joe alla mancanza di Cousin, all'inserimento di Logan, tante distrazioni, e oggi invece è ripartita una solidità difensiva molto forte. Abbiamo risfruttato tutta la nostra fisicità e credo che questo ci abbia portato a fare 2 punti molto importanti perché siamo 2-0 su di loro, oltre che il distacco dei punti nella classifica, abbiamo messo ancora il naso avanti per la seconda posizione, ma soprattutto abbiamo ritrovato il piacere di passarsi la palla, di difendere. Devo dire la verità, anche quando abbiamo perso quelle partite di fila, io l'ho sempre detto, abbiamo sempre perso di pochi possessi, però ogni tanto quando decidevamo di fare un'azione difensiva forte non ci riuscivamo. Oggi nei momenti cruciali, quando abbiamo voltato pagina e dovevamo conquistarci quella palla, ho visto veramente grande collaborazione difensiva da parte di tutti e volontà. Ce lo dicevamo, in quest'ultima fase Avelino sembrava rincorrere gli avversari, oggi finalmente abbiamo visto una Scandone che ha ritrovato i suoi passi, ovvero con una squadra avversaria che doveva rincorrere la Scandone per le giocate. Sì, ma io credo che l'aspetto principale è tenere Sassi 65 punti e togliere tutto il tiro da 3 punti. Ogni tanto abbiamo preso qualche schiacciata perché abbiamo esasperato la pressione sui pick and roll per non farli tirare e magari qualche errore dal lato debole l'abbiamo commesso, però insomma abbiamo tenuto il ritmo gara, quindi questo è importante. Tutto si unisce ovviamente come vittoria con queste defezioni, questi problemi e anche senza Joe Ragland, coach. Sì, noi, l'ho detto prima in conferenza, noi eravamo stati tutti illusi dalla partita di Milano che veniva dopo l'infortunio dove lui ha giocato una grande partita. Sembrava che la spalla ormai stesse andando a posto, così diceva il dottore, così si diceva così, invece purtroppo probabilmente io credo, il cattivo equilibrio della spalla, il fatto che lui forzasse in maniera diversa gli ha provocato qualche altro scompenso muscolare. Allora a questo punto ci siamo guardati in faccia, abbiamo tirato una riga, mancano 8 partite. Chiaramente da adesso ne mancano 7, ci metterà una settimana, ci metterà 2, ci metterà 3, ma vogliamo avere Joe Ragland al 100%, non averlo al 99,9%, e quindi abbiamo preferito fare questa scelta. Siamo in più, quindi ben venga, questo diventa un vantaggio nel momento in cui abbiamo preso il giocatore in più. Però mi tocca anche dire che non è perché adesso abbiamo vinto che Joe Ragland è quello che è il problema, assolutamente, che Joe Ragland, se noi siamo secondi e se abbiamo fatto quello che abbiamo fatto dall'anno scorso a quest'anno, lo dobbiamo particolarmente a lui. Devo dire anche che è una cosa che la gente non guarda mai, molte volte uno per troppa generosità e per troppa voglia di indossare la maglia non guarda in faccia niente e va avanti come ha fatto lui, allora bisognava fermarlo per forza perché un po' di lucidità e razionalità, perché poi alla fin fine è giusto fare il meglio possibile in campionato, ma ci interessa arrivare col giocatore sano quando poi ci saranno gli scontri diretti per star dentro o fuori. Coach, senza Ragland, ma con Marcus Green che a 35 anni sfiora una tripla doppia. Sì, non c'è dubbio che Marchisio ha fatto una grande partita. Giocare una volta a settimana un po' aiuta perché ti puoi gestire un po' meglio i carichi di lavoro, ma lui quando poi ha una, come dire, una responsabilità così grande, è chiaro che riesce poi a darci qualche cosa si fa trovare presente, ecco, quindi non avevamo tanto dubbi su questi, semmai avevamo qualche dubbio di più sui minuti che avrebbe dovuto giocare David da playmaker, perché già avevamo fatto fatica a inserirlo da guardia, anche playmaker, però quel sopracciglio tagliato di Marquise lo ha buttato dentro così, proprio senza aspettarselo, ha fatto subito canestro, credo che lì abbia rotto il ghiaccio definitivamente. Ci hai ritrovato anche così, insomma, un assaggio di Beh, pazienza. guarda, giovedì quando è tornato dalla visita, il dottore ci ha dato l'ok per poterlo fare in ACI contro 5. Allora, l'idea di tutto lo staff medico era farlo provare poco a poco e poi metterlo in campo con Brindisi. Io invece ero dell'idea contraria perché credo che anche 20 secondi possano
però assaggiare il campo nel momento in cui la mano non dà più problemi, se è una questione metabolica, è una questione di condizione, io credo che gli poteva far bene di testa, così la prossima, al di là di Samuel, non Samuel, a Brindisi, la prossima lui poteva giocare, non era quella di iniziazione. Poi dopo è chiaro che nel momento che è in campo non avevo dubbi che resisteva molto più di 20 secondi, ha fatto i suoi minuti e credo che lui è importante, la difesa è importante e ci ridà un equilibrio tattico dove certe cose non vanno fatte per forza perché lui non c'è, ma vanno fatte perché è una scelta tattica.